Molto bene, siete collegati in diretta con lo Stadio Olimpico di Amsterdam, dove il Parma sta per affrontare nella gara d'andata dei quarti di finale di Coppa delle Coppe la prestigiosa formazione dell'Ajax. Si gioca in una serata molto molto fredda, c'è un vento teso. Parma contro Ajax, un Ajax che ha un albo d'oro straordinario, ha vinto 23 volte il titolo di campione d'Olanda, 3 volte la Coppa dei Campioni, una volta la Coppa delle Coppe, una volta la Coppa UEFA, 2 volte la Supercoppa Europea e poi anche la Coppa Intercontinentale. Il Parma gioca questa sera contro l'avversario più blasonato che finora abbia incontrato in campo internazionale. Sono parole di Nevio Scala. E bisogna dire che questo atteso appuntamento interviene in un momento delicato per la formazione emiliana. Mancano infatti per squalifica ben 3 giocatori importanti, Benarrivo, Di Chiara e Minotti. Tra l'altro sono 3 giocatori dello stesso reparto, della difesa. Ma Scala non ha drammatizzato queste assenze e ha disegnato una formazione con il giovane Maltagliati, ritenuto più idoneo alle giocate difensive rispetto al più esperto Balleri. E naturalmente ha controbilanciato questa mossa schierando il famoso tridente. Sono fin dall'inizio contemporaneamente in campo Nelli, Aspriglia e Zola. Ma vi do la formazione delle squadre. Il Parma con Bucci, Maltagliati e Matrecano. Pin, Apolloni e Sensini, Melli, Brolin, Crippa, Zola, Aspriglia. All'ultimo momento un'assenza importante anche delle file dell'Ajax. Manca il giovane talento Overmars che è in panchina perché influenzato. Luis Van Gaal, l'allenatore dell'Ajax, schiera Van der Sar, Siloy e Blind, Ulida, Frank de Boer e Rijkaard, Petersen, Davids, Pettersson, Littmanen e Ronald de Boer. Sono in campo i 2 fratelli gemelli de Boer. La direzione dell'incontro è affidata al signor Don della federazione inglese. Si gioca in un tifo assordante. Da 3 anni l'Ajax non vince il campionato olandese, ma questa sembra la stagione buona per rinverdire gli antichi allori. L'Ajax infatti occupa una posizione in classifica di tutta tranquillità, al comando della stessa. Vedete in sovrimpressione sui vostri schermi i sostituti dell'Ajax che sono Menzo, Zeedorf, Van den Bron, Van Vossen e appunto Overmars. Tutto esaurito allo Stadio Olimpico, 40.000 spettatori. Non è il campo di gioco nel quale si esibiscono di solito i famosi lancieri dell'Ajax. Quello è uno stadio molto più piccolo, capace di contenere appena 25.000 spettatori. Per le gare importanti l'Ajax emigra qui allo Stadio Olimpico, ormai vecchio ma sempre abbastanza funzionale. È in costruzione uno stadio nuovo di proprietà dell'Ajax che dovrebbe essere pronto tra qualche anno. Continuano ad armeggiare intanto i tecnici vicino alla mia panchina, mentre vedete la formazione del Parma schierata per le foto di rito. Vi ricordo che il Parma ha raggiunto questi quarti di finale di Coppa delle Coppe e vi ricordo anche che il Parma è la squadra detentrice del trofeo, avendo eliminato via via gli svedesi del Degerfors e gli israeliani del Maccabi. L'Ajax ha superato l'Hajduk di Spalato per la Croazia e i turchi del Besiktas di Istanbul. Ecco Philip Don, l'arbitro di questo attesissimo confronto, con la maglia numero 9 Pettersson, giocatore svedese, mentre questo è Tino Aspriglia. Ulteriore elemento complicante per la squadra di Nevio Scala, le condizioni del terreno di gioco. È piovuto molto in questi giorni ad Amsterdam,
ed è piovuto anche fino a poco fa. Apparentemente il manto erboso è in buone condizioni. Staremo a vedere però come si disimpegneranno i giocatori partiti. Intanto io chiedo ai tecnici di lasciare stare il monitor, anche se non funziona, pazienza. È più importante vedere lo svolgimento della partita. E Zola in possesso di palla, la girata verso Crippa, sul quale va Rijkaard in contrasto. Frank Rijkaard, eroe di tante battaglie con il Milan, è tornato nella sua vecchia formazione, l'Ajax. E vi ricordo che l'Ajax è un'autentica fucina di talenti, tant'è vero che nelle ultime due stagioni si è disfatto di Bergkamp, Pionk, Fink, Winter, Van Schip, eroi, tutti arrivati a squadre italiane. Il tocco lì dietro è stato di Zola per Pink, che come vedete occupa la posizione di libero, sostituendo Minotti. Tino Aspriglia, il controllo non è felice, e Rijkaard in possesso di palla. Scaraventa dalla parte opposta, allunga la falcata Matrecano a proteggere il pallone, aggira poi l'avversario che lo attacca e disimpegna bene a favore di Crippa, che gli restituisce il pallone. Lunga la battuta di Matrecano per Melli, che ha l'opportunità di giocare fin dall'inizio questa partita delicatissima e importante. Recupera il pallone l'Ajax, il tocco all'indietro è a favore del difensore centrale Blind, che ora effettua il suggerimento in profondità. Ecco Ronald De Boer, il passaggio è per Pettersson, fermato, poi riconquistano la palla gli olandesi. Ecco Frank De Boer, quindi il lancio di Blind, la palla che carambola dalla parte opposta, Matrecano, ora Crippa ancora verso Matrecano, Zola, disimpegno all'indietro. Palla data verso Brolin, poi spistata su Sensini, il cui lancio in profondità è immediatamente ribattuto. Ronald De Boer, ancora Ronald De Boer, punta mal tagliati, poi effettua il suggerimento su Rijkaard. Parte il lancio morbido e preciso di Rijkaard, indirizzato su Petersen, giocatore danese che però non aggancia. Ulida, Frank De Boer, Siloy dalla parte opposta. Parma costretto un po' a subire l'iniziativa avversaria in queste battute iniziali. Ancora Frank De Boer, Davids, giocatore molto promettente, Aspriglia, Brolin, cerca Zola, chiude Rijkaard, sulla palla Siloy. Suggerimento per Petersen, combinazione con Rijkaard, ancora Petersen, ora Ulida, Frank De Boer, dentro a cercare Davids, Davids va sul fondo, effettua questa traversione, il colpo di testa di Apolloni, poi la palla riconquistata ancora da Rijkaard, giocata larga a favore di Ronald De Boer, che punta il diretto avversario, poi scaraventa ancora un cross al centro. Inquadrato lo svedese Pettersson. Rivediamo il cross di Roland De Boer e il grande stacco di Pettersson, che però non può calibrare bene la traiettoria del pallone. Davids, Ronald De Boer, marcato stretto da Baltagliati, molto vivace, buono il suo controllo, vanno al raddoppio ora i giocatori del Parma, sempre De Boer, tocco all'indietro al fratello Frank. La palla è ora per Blind, questo controllo di Pettersson al limite, lo svedese si gira, tocca su Rijkaard, largo per Pettersson, ancora in profondità, grande azione dell'Ajax e sulla linea di porta è Apolloni che respinge il pallone, assalto ancora dell'Ajax con conclusione a fondo campo, grandissima azione dell'Ajax che sulla destra ha tagliato letteralmente a fette la retroguardia del Parma. Rivedete la combinazione, il tocco di Litmanen, il guizzo di Petersen e il tiro di Pettersson ribattuto da Apolloni sulla linea. 17 minuti nel corso del primo tempo, risultato di 0-0, ma quando attacca in forze l'Ajax è davvero pericoloso. Ora ci prova il Parma con Aspriglia sulla sinistra,
va a Asprilla, torna su di lui Petersen e chiude in angolo. Primo tiro della bandierina a favore del Parma. Fino a Asprilla, gara molto generosa in queste battute iniziali, lo abbiamo visto spesso anche all'indietro. Mentre va a effettuare il tiro d'angolo Zola. Parabola arcuata, sfiora di testa Pettersson e va a riconquistare il pallone. Lo batte molto lungo, c'è il colpo di testa di Pin, il controllo di Maltagliati. Il pallone in profondità giocato da Frank de Boer a favore di Ulida. Da questi a Siloy, che anticipa millimetricamente Zola, riceve il passaggio di ritorno, pasticcia! E Asprilla si impadronisce del pallone, lo gioca su Zola che incespica sul terreno, fa in tempo a recuperare la coordinazione, scaraventa in mezzo un traversone sul quale Siloy è pronto alla ribattuta. Ed ecco in azione Petersen, giocatore molto interessante, palla giocata su Rijkaard. Siloy finge il passaggio su Frank de Boer e poi gioca il pallone invece su Blind, ancora Blind. Frank de Boer. Lunghissimo il lancio. Litmanen, poi Apolloni. Molto pericoloso di testa Litmanen. Davids. Va Davids, punta Brolin, molto veloce di gambe Davids. È costretto però ad allargarsi, non lo molla Brolin e lo ferma in fallo laterale. Bella partita, molto intensa, sofferta anche in panchina. Davids, il suo cross, il pallone sfiorato, poi messo fuori da Matrecano, giocato a favore di Zola. Ecco che si sgancia velocissimo Matrecano, va Matrecano e viene atterrato, calcio di punizione, il fallo di Rijkaard. Vedete Petersen che copre tutta la fascia destra, entra spesso in collaborazione con Rijkaard, mentre si rialza Matrecano e il fallo non è di Rijkaard, è proprio di Petersen. Successivamente è entrato anche Rijkaard, però il primo impatto falloso era stato di Petersen. Ci sono Zola e Asprilla sul pallone. Parte Asprilla, c'è una deviazione e il pallone termina fuori millimetricamente. Azione gol anche questa del Parma, rivediamo la conclusione di Asprilla, c'è una deviazione e poi c'è il colpo di testa di Melli che fa terminare il pallone a lato di pochissimo. Riparte l'Ajax, bella partita. Frank de Boer, Davids, Ulida, Litmanen, Rijkaard, Krippa, Asprilla. Va Asprilla, lo ferma Rijkaard per un attimo, poi Asprilla ruba il pallone, ancora i due, possibilità per il Parma e Zola che entra in area di rigore, si allunga il pallone e il pallone stesso termina a fondo campo. Chiede l'angolo Krippa, non è del medesimo avviso l'arbitro. Ajax pericolosissimo, ma anche il Parma quando si propone in avanti è molto pericoloso. Vedete in azione Krippa che viene fermato con palla a fondo campo. Ancora Krippa, attaccato, poi subentra Melli, Brolin, Asprilla, Melli, grande azione del Parma, Melli si incrocia con Asprilla, va Asprilla, Asprilla, tiro e la palla è fuori, grandissima azione del Parma con Asprilla andato alla conclusione dopo un'ottima combinazione con Melli. Rivediamo, vedete Asprilla, eccolo, va il tiro e il pallone termina fuori non di molto. Sandro Melli,
naturalmente ci mette tutto l'impegno, difficile stagione la sua. Più volte il ragazzo si è lamentato perché Scala lo utilizza con molta parsimonia. Attenzione, ora c'è questo pallone e c'è Petersen che va alla conclusione. Bucci due volte miracolosamente, allontana poi Crippa, Brolin, contropiede del Parma, Asprilla e Siloy, va Asprilla, lo accompagna Siloy, guizzo di Asprilla, calcio d'angolo, no, ultimo tocco di Asprilla che lamenta la decisione arbitrale a lui avversa, ma in precedenza l'Ajax era andato vicinissimo al gol. Vedete questa penetrazione da parte di Petersen, la grandissima respinta di Bucci che poi anticipa anche il tentativo di Petersen. Rijkaard, pericolosissimo Petersen, il giocatore ora in possesso di palla, così come Litmanen, sul quale c'è stato fallo di Sensini. Siamo giunti intanto al 33esimo del primo tempo e il risultato è di 0-0. Vi ripeto che si gioca allo Stadio Olimpico di Amsterdam, il quarto di finale gara d'andata di Coppa delle Coppe. E ora il Parma in avanti con Zola. Zola in area. Batte subito il cross, Asprilla, sinistro, e il portiere riesce con la punta delle dita a deviare in calcio d'angolo. Ancora una splendida azione da parte del Parma, con conclusione di Asprilla. Vedete Zola, alza la testa, vede Asprilla libero dalla parte opposta, lo serve, si coordina bene Tino ed arriva proprio all'ultimo istante il portiere. Ora Brolin da lontano, para ancora Van der Sar, bellissima partita. La rimessa di David per Frank de Boer. Allora affidata a Petersen. Buona l'uscita da parte di Apollone, poi gli ruba il pallone ancora Petersen, lo gioca all'indietro su Rijkaard, parte il traversone ed è Zola il più lesto ai padronesi del pallone, corpo a corpo poi con Davids, subentra anche Roland de Boer che alla fine ruba il pallone e poi c'è il tocco all'indietro di Maltagliati con questo lungo rinvio. Frank de Boer, la combinazione centrale con Blind, applausi del pubblico, palla lunga svirgolata da Polloni, recuperata però a tempo da Matrecano, giocata su Crippa, Rijkaard lo ferma, viene in avanti Ulida, la conclusione, Bucci in due tempi, ed è una partita in cui fioccano le emozioni. Grande conclusione di Ulida dalla distanza, vedete il suo gran lavoro di preparazione, la sua botta piena, Bucci che prima arresta poi blocca, palla per Davids, interviene pochissimo l'arbitro, sempre Davids, buono il lavoro, il traversone è pericolosissimo e alla fine Brolin che allontana. Blind, Siloy, Roland de Boer, lungo a cercare il fratello, riesce a girare il traversone al centro, si accartoccia e blocca impresa Bucci. Sensini, Zola, Sensini, Pin che si sgancia dalla posizione di libero, il tocco è per Melli, il colpo di tacco ancora a favore di Pin. Pin effettua il lancio in profondità, chiuso in fallo laterale da Frank de Boer. Maltagliati, Melli, Maltagliati, buona l'azione, va Maltagliati a effettuare immediato il cross, il colpo di testa di Asprilla, la palla per Melli, fermato, alimenta ora l'azione Matrecano, Zola, ancora Maltagliati, parte un nuovo traversone, il colpo di testa di Brolin nella parata di Van der Sar, tutto molto bello. In effetti è una partita godibilissima, rivediamo Maltagliati e osservate l'impatto molto bello di Brolin e la presa da parte di Van der Sar.
Brandenburg. Brandenburg. Lo aspetta dal tagliato. Va centralmente a favore di Ulida. Rijkaard, ecco il solito schema con la battuta di Rijkaard. Vedete frequentissimamente l'Ajax. Accompagna l'azione sulla fascia sinistra per poi spostarla gradualmente verso il centro-destra, dove sbuca Rijkaard per la battuta dalla lunga distanza. Frank de Boer. Pettersson. Buono il suggerimento per Davids, è un giocatore molto abile nel dribbling. Vedete come è saltato Zola, va sul fondo, effettua il traversone. E c'è un groviglio di uomini in area, Rijkaard e Pettersson sono arrivati contemporaneamente sul pallone. Rivediamo l'ottimo traversone da parte di Davids, vedete che sul pallone arrivano due giocatori dell'Ajax e un difensore del Parma. Rijkaard, Pettersson, stavolta è giudicato irregolare l'intervento di Apolloni, uno dei pochi interventi dell'arbitro inglese che ammonisce Apolloni. Ammonizione per Apolloni. Come vi dicevo, dirige all'inglese proprio l'arbitro di questa sera, interviene pochissimo e soprattutto quando ritiene sleale l'intervento, e tale deve essere stata la sua interpretazione in questo caso, perché ha estratto il cartellino giallo ad ammonire il capitano del Parma. Serie di finte, la conclusione alta. Rivediamo la serie di finte. Siloy. Petersen. Verso Ulida, sbagliato il passaggio e Zola effettua il break. Va Zola, saltato un avversario, messo giù. E c'è ammonizione anche in questo caso. E usa lo stesso metro l'arbitro inglese, ammonito Blind. Vedete, in effetti l'intervento era nettamente irregolare e sleale anche, effettuato sui piedi dell'avversario dopo che il pallone era già passato. Dalla lunga distanza, dall'impressione di voler battere a spriglia, c'è anche Zola nei pressi del pallone. Zola, il tiro è pericoloso e in due tempi Van der Sar si salva, era in agguato Nelly, fischio finale, due squadre veramente belle, questa è l'ultima delle tante occasioni del primo tempo, 0-0 a metà gara, una gara degnissima che sta rispettando appieno quelle che erano le premesse e le promesse della vigilia. Rivediamo ancora l'intervento in due tempi di Van der Sar sulla battuta dalla lunga distanza effettuata dal giocatore che vedete inquadrato, Gianfranco Zola, mentre dalla precedente inquadratura abbiamo potuto verificare come era vicinissimo Melli sulla mancata prima presa di Van der Sar. Molte le occasioni da gol da una parte e dall'altra, partita bellissima. Naturalmente attendiamo con trepidazione il secondo tempo. Per ora, ricordandovi che durante l'intervallo vi proporremo dallo studio le immagini più interessanti di questo vivacissimo primo tempo, lì allo studio per una breve serie di suggerimenti commerciali. 0-0 al termine del primo tempo, un primo tempo molto ben giocato dalle due formazioni, con una prevalenza sotto il profilo della iniziativa e dell'intensità d'azione dell'Ajax, ma con delle risposte ficcanti ed efficacissime del Parma. Parecchie occasioni da gol da una parte e dall'altra, così come abbiamo avuto l'opportunità di verificare
anche attraverso la sintesi che vi è stata proposta dagli studi di Roma e commentata da Jacopo Volpi. Va formandosi la barriera del Parma. Ci sono Frank de Boer e Rijkaard in posizione di tiro. Poi batte invece a sorpresa Blind con palla che si spegne a fondo campo e con l'autore del tiro, il capitano difensore centrale dell'Ajax, Blind. Rivediamo. Il suo tiro è abbastanza ben calibrato e comunque termina a fondo campo. Il rimpallo, il pallone che carambola all'indietro e c'è la finta da parte di Frank de Boer, giocata molto efficace ma pericolosa. Ancora l'Ajax, il lungo lancio in profondità, Bucci al limite, appostato al Tagliati, al più collaudato Balleri, proprio per poter schierare il tridente in attacco e dare un pizzico di maggiore copertura alla difesa. Attenzione Bucci a questi gesti, con un arbitro inglese si rischia molto. Colpo di testa di Melli, Aspriglia ancora verso Melli, leggermente troppo alto Blind. Rijkaard. Blind. Rijkaard. Esterno, Brolin. Difende bene il pallone. Lo gioca su Melli che gira da quest'altra parte a favore di Crippa. Arriva Crippa, Crippa termina a terra in area di rigore. E questa è un'azione da rivedere. Avanza intanto Ulida. Davids. Roland de Boer. Punta Maltagliati. Tocco centrale, la copertura di Brolin, la palla è per Pin, disturbato da Peterson a terra. Pin, non c'è fallo, mentre qui rivediamo l'intervento di Blind su Crippa, probabilmente c'è stato anche un tocco, però forse non c'erano gli estremi per il rigore. Ha mancato la battuta di prima Crippa, che sicuramente è stato toccato dall'avversario, ma non mi sentirei di censurare del tutto l'operato dell'arbitro. Mentre Brolin attende di battere questo calcio di punizione a favore del Parma, si gioca da 6 minuti e mezzo nel corso del secondo tempo. Aspriglia a rincorrere il pallone e a raggiungere. Lo gioca all'indietro a favore di Matrecano. Va Matrecano a operare questo traversone, l'ultimo rilancio di Ulida, poi ancora Brolin che gira bene per Zola, va Zola e il pallone resta ancora in gioco, c'è questo traversone, Crippa arresta e tira e para Van der Sar. Sentite gli urlacci in campo, da una parte e dall'altra, Petersen a effettuare questo cross, il colpo di testa che si spegne di poco a fondo campo, effettuato da Litmanen. Grande stacco di Litmanen, rivediamo il cross di Petersen, lo stacco di Litmanen, palla Zola, contropiede del Parma, Zola si avvicina all'area di rigore. Converge, prova il destro, ha tentato di dare il giro alla palla, mirando il paletto più lontano, palla fuori. Però Parma sempre vivacissimo. Siloy. Sostituzione nelle file dell'Ajax. Esce il numero 7, Petersen, ed entra Overmars, altro giovanissimo, lo vedete inquadrato, definito un gran talento. Overmars al posto di Petersen. Scatta Zola, c'è Frank de Boer in vantaggio. Vedete Frank de Boer come tiene lontano l'avversario col braccio, non lo molla Zola,
il rilancio, poi finisce per favorire Brolin. Va sul fondo Brolin, effettua il cross, il colpo di testa di Blin, la palla è fuori per Crippa, prova il destro sul fondo. Overmars, non la molla. Buon momento per il Parma, Crippa. Zola. Aspria. Guizzo. Cross. Belli. Zola. Ah, tenta un dribbling. Viene fermato. Azione gol del Parma. Ovazione del pubblico e contrattacco dell'Ajax. Immediatamente fermato da Pin. Poi Brolin. Ancora i Lancieri. Blind. Overmars. Serie di finte al centro, Litmanen, arriva Ulida, fermato ancora Litmanen, fermato anche il suo tiro, Rijkaard, largo a cercare Pettersson in una grande battaglia, Ulida, Rijkaard, largo per Overmars, Overmars finta, va sul fondo, il cross a Molloni e poi contrattacco del Parma, gara vivacissima, straordinariamente vibrante, ecco il contrattacco, Aspria. Aspria allunga la palcata, Aspria in area, un dribbling ancora, sempre Aspria, bisogna darla, Aspria vuol fare tutto da solo e alla fine perde l'occasione, è un giocatore straordinario Aspria, ma qualche volta vuole strafare. Blind, Litmanen, Pettersson, attenzione Davids, Overmars, giocatore velocissimo, fuori, il tiratore con il sinistro, sbaglia, fuori, e il pallone viene allontanato da Apolloni a porta sguarnita. Mille emozioni in questa gara, Litmanen viene fermato da Apolloni, ma mi sembrava in posizione irregolare, ecco che rivediamo, vedete Davids, sbuca, Litmanen ed Apolloni lo anticipa, ma forse era in fuorigioco forse il giocatore dell'Ajax. Si prosegue ancora con l'Ajax in avanti, il pallone in profondità, Bucci, tocco all'indietro a favore di Frank de Boer, ecco il lancio lungo verso Litmanen, Litmanen e Apolloni, è costretto a uscire dall'area Litmanen, da Van Vossen parte il traversone da quest'altra parte, Rijkaard. La conclusione violentissima in corsa di Overmars sul fondo, anzi di Pettersson. Rivediamo l'intera azione, molto bella, il colpo di testa e arriva in corsa Pettersson e finisce fuori di un niente. Rimessa per il Parma, minuti di gioco, 41 nel corso del secondo tempo, risultato di 0-0. Gara intensissima. Ritmo un po' rallentato in questa fase finale, l'anticipo bello di Blind che in qualche maniera poi riesce a dare a Van Vossen, ancora Van Vossen, ha ricevuto dallo stesso Blind, tocco all'indietro a Siloy, diventato difensore centrale, ecco Ulida, Rijkaard, davvero ben organizzata comunque la formazione olandese, la squadra dei giovani, c'è una irregolarità, attenzione, la conclusione! Pettersson, la risposta stupenda di Bucci, tiro di Pettersson pericolosissimo dal limite, ecco che rivediamo, vedete Pettersson con il sinistro e una fiondata, vola Bucci a toccare con la punta delle dita in angolo, Bucci, impeccabile la prestazione del numero uno del Parma. E veramente il Parma ha trovato un avversario formidabile stasera, fortissimo l'Ajax, così come era stato dipinto, ma la formazione italiana ha saputo tener botto molto bene, si è difesa con grande accortezza, ha strappato 1-0-0 fino a questo momento che va considerato risultato positivo, il Parma ha avuto anche delle opportunità a proprio favore, non è ancora finita, a centrocampo Sensini, all'indietro per Balleri,
largo per Zola. Va Zola a scaraventare a centro area, il colpo di testa è di Siloy. La palla è per Ulida. E sentite il consueto urlo dell'Olimpico. Frankie Rijkaard. Litmanen. Chiuso, ancora Litmanen. Overmars. Va Overmars, parte sua traversione, la palla in area e termina a fondo campo. Contemporaneamente il fischio finale dell'arbitro che sanziona lo 0-0 al termine di una partita molto ben giocata dalle due formazioni. È mancato solo il gol in questa gara. Parma e Ajax rimandano la questione della qualificazione alle semifinali di Coppa delle Coppe alla gara di ritorno che si disputerà al Tardini tra due settimane. Gara molto intensa, bellissima nel corso del primo tempo, anche nella ripresa ben giocata da parte delle due formazioni. Ora a centrocampo i giocatori si scambiano i saluti di rito. È stata una gara molto corretta, ben diretta dall'arbitro Don.